Riccardo, primavera, tempo di rinascita. Questa rinascita deve arrivare anche per Riccardo Riccò, un campione che il ciclismo non può dimenticare velocemente. Sì, diciamo che ho passato il mio momento difficile, adesso sto piano piano recuperando sia a livello fisico che a livello mentale, soprattutto mentale. Sto aspettando a giorni il mio ricorso al TAS, spero che sia positivo e dopo si comincerà a lavorare per il futuro. Sinceramente ci appare davanti un Riccardo Ricò sereno, motivato. Forse la pace quassù a Serramazzoni ti ha aiutato. Sicuramente ho avuto delle persone che mi sono state vicino, e in primis i miei genitori, la mia fidanzata e gli amici quelli veri e che mi hanno aiutato e tutti i giorni mi facevano, diciamo, tra virgolette, passare bene la giornata senza pensare troppo a quello che mi era successo e questo mi ha aiutato moltissimo a recuperare. Adesso, fra pochi mesi, ti aspetta un traguardo importante, la paternità. Sì, diventerò papà, è un maschietto, quindi sicuramente sono molto contento e questo mi aiuterà ancora di più a essere tranquillo e a dare il massimo sempre quando ritornerò a correre. Da quella triste mattina di luglio, forse un turbine di pensieri, di riflessioni. Come sta uscendo Riccardo da questa esperienza? Ma sicuramente ci sono i pro e i contro, sicuramente sono più i contro, però queste esperienze ti fanno capire tante cose, ti fanno riflettere su degli errori che sicuramente non farai più e ti fanno crescere molto. Hai mai pensato in questi mesi di abbandonare il ciclismo? Diciamo che a botta fredda così dici basta, non ne voglio più sapere, però poi dentro alla fine è una vita che va in bicicletta e adesso che iniziavano a venire i bei momenti non puoi abbandonare. Penso che darti a te stesso una seconda possibilità, almeno ci devi provare, mi sono messo nell'ordine dell'idea di darmi una seconda possibilità. Stai aspettando con trepidazione il collegamento alla Tirreno Adriatico, un mondo del quale dunque non puoi fare a meno. Sì, diciamo che all'inizio ho sofferto quando c'erano le corse in televisione, non le guardavo, anche se sinceramente soffro ancora un po' guardando la Tirreno Adriatico, che era, diciamo, il mio inizio di stagione, dove mi sono fatto conoscere nel 2007, quindi era il mio programma di preparazione al giro, quindi un po' soffro ancora, però mi diverto guardando gli altri soffrire adesso. I tuoi colleghi come hanno risposto nei tuoi confronti? Qualcuno ti è stato vicino, qualcuno un po' meno? Ma sì, diciamo che il mio carattere, diciamo che era o mi ami o mi odi, quindi c'è chi mi è rimasto vicino e chi crede ancora in me e chi ha sputato dove poteva sputare, diciamo. Questi veleni comunque saranno tutti appianati al tuo rientro. Ma io sinceramente mi sento molto, molto bene, ho ricominciato ad allenarmi forte anche 6 ore, 7 ore, quindi le sensazioni diciamo che sono molto buone. Non dico come ai tempi migliori, però diciamo che sarei quasi pronto per partecipare al Giro d'Italia, quindi mi tengo allenato tutti i giorni e voglio rientrare forte come prima, se non di più, ma in più avrò tanta cattiveria. Anche i tuoi avversari non stanno fermi, la Parigi-Nizza Contador sta facendo dei numeri. Sì, Contador, ho sempre detto che è un grande campione, poi i risultati parlano chiaro, Giro, Tour e Vuelta, e quest'anno sta vincendo la Parigi-Nizza, ha già vinto un'altra corsa a tappe, quindi penso che sia lui l'uomo da battere nelle grandi corse a tappe, ma anche nelle medie corse a tappe. Penso che sia il corridore più forte che ci sia adesso e è uno dei pochi fuori classe che vedo. Rientrerai all'età di 27 anni.
in piena maturazione, e poi considerando anche Armstrong, che a 38 anni sfida ancora il gruppo con il Giro d'Italia, quindi tempo per emergere e per far bene ce n'è ancora. Sì, tempo ce n'è ancora, e diciamo che sono dell'83, quindi sono ancora giovane, dovrei rientrare, ti hai detto 27, non sono 26 perché adesso sono 25, comunque rientrerò ancora giovane, volendo c'ho ancora 10 anni davanti, quindi ancora tanto da divertirmi e speriamo di far divertire ancora. I tuoi tifosi pensi che troveranno un Riccardo Ricò a tutto campo, corse in linea e corse a tappe? Sicuramente corse in linea mi piacciono molto e anche le corse a tappe. Quando ritornerò innanzitutto il mio primo obiettivo sarà Giro d'Italia, dove sono già arrivato secondo e quindi mi manca l'obiettivo pieno, e poi una corsa che vorrei vincere a tutti i costi, che è la classica che mi piace di più, è Lombardia, dove ho già fatto secondo e mi piacerebbe tanto vincerla, quindi sicuramente saranno i miei primi due obiettivi, e poi sicuramente anche le altre classiche, la Liegi, la Sanremo, anche se non è adattissima, però è la Sanremo. Hai già avuto dei contatti per quelle che potrebbero essere le tue squadre a tuo rientro? Ma non ho avuto ancora dei contatti definitivi, però qualche contatto l'ho avuto. Stiamo aspettando, diciamo, il ricorso e la mia squalifica definitiva per poi cominciare a lavorare per il rientro. Torniamo invece a toccare l'argomento paternità. Un momento importante nell'evoluzione della vita di un uomo. Quanto pensi possa incidere sul tuo carattere, sulla tua maturazione? Ma come ti dicevo, sicuramente questa paternità, ho visto anche a tanti corridori, gli ha dato più serenità e più tranquillità, che nel ciclismo serve molto. Sì, serve l'allenamento, serve l'alimentazione, ma conta tantissimo la testa, e quando hai un bambino penso che è una famiglia bene serena, ben salda, ti dia molto a livello di prestazioni. Con Vania avete deciso il nome, sapete che sarà un maschietto? Sì, sappiamo dalle ecografie che è un maschietto, ancora però non è, abbiamo una decina di nomi in ballo, adesso dobbiamo ristringere il cerchio, piano piano si troverà il nome giusto.